discorso bellissimo che ha fatto Patrick. Volevo aggiungere una cosa proprio sulla sua stessa linea, con riferimento anche alla vicenda che raccontiamo noi, cioè della gente, la voglia di informarsi da parte della gente e la voglia di reagire. Noi dicevamo, abbiamo scritto per amore dell'informazione, per cercare di aiutare a capire, a conoscere, perché poi ritengo che conoscere sia la base della difesa del cittadino, no? E alla base anche dell'indignazione. Probabilmente se smettiamo di indignarci non reagiamo più. Questo è quello che sta un po' succedendo in una zona della Calabria, che è la vallata del fiume Oliva in provincia di Cosenza, è una delle vicende che raccontiamo, dove praticamente sono stati scoperti dalla procura di Paola almeno 100.000 metri cubi di fanghi industriali, in una zona dove di industrie non c'è neanche l'ombra, non c'è neanche l'idea di andarle a costituire, quindi fanghi che sono arrivati probabilmente dal nord, c'è un'indagine in corso. In quella zona la procura ha disposto anche un'indagine medico-scientifica, e un dirigente del Dipartimento Salute della Regione ha verificato che in una decina d'anni, negli anni scorsi, tra gli anni 90 e il 2000, su 4.400 persone più o meno, che sono quelle maggiormente esposte al rischio di metalli pesanti, tutte queste sostanze tossiche, 1.800 sono morte per tumore, e molte di queste persone sono giovani. In quella vallata c'è un fiume, ci sono per esempio i polli che vengono venduti in due pollerie della zona, sono stati analizzati, in cui il valore di piombo è 14 volte superiore alla media. Ebbene, superata la fase di cetraro, quindi settembre-ottobre scorso, io parlavo con i sindaci di alcuni di quei comuni e ho chiesto: ma adesso la popolazione, quindi dopo il clamore, cosa sta facendo? E beh, è tornata alla sua vita quotidiana, ma com'è, cioè reagisce, di cosa ha voglia di fare? No, veramente abbastanza rassegnata, è tornata a coltivare quei campi, è tornata a produrre appunto i prodotti della terra con quell'acqua inquinata. E tra le altre cose, quando noi siamo andati pochi mesi fa a presentare il libro a Paola, proprio lì nel cuore di questa zona, c'erano pochissime persone alla presentazione, eravamo tra l'altro nella casa del comune, nel municipio, c'erano due magistrati di grande levatura con noi, non è venuto nessuna delle istituzioni a salutare loro, non noi, che alla fine non siamo nessuno. Questo per dire cosa? Che la gente forse, proprio quando è colpita e dovrebbe invece reagire, cioè proprio là dove c'era veramente il cuore del problema, mette forse la testa sotto la sabbia, non ha più voglia di sentirne parlare. A volte gli stessi pescatori, dopo il caso di Cetraro, hanno iniziato ad aggredire i giornalisti che cercano di raccontare anche queste storie, perché c'è stato un crollo nella pesca e quindi adesso non vogliono più sentir parlare di questo. Noi sappiamo che tuttora nel pesce azzurro pescato nelle acque di Cetraro ci sono metalli pesanti, però questo non viene detto, non c'è la possibilità di far uscire fuori questi rapporti anche di, insomma, ricercatori che stanno facendo queste ricerche, proprio per evitare anche dei problemi dal punto di vista economico. Quindi probabilmente appunto leggere, documentarsi anche da soli è la cosa più importante da parte del cittadino, ma non perché diventa per noi la soddisfazione personale, penso che, cioè, noi lo facciamo perché abbiamo voglia di anche di stimolare la gente in qualche modo a tutelarsi da sé, quindi giusto ecco per dare un altro esempio rispetto a quello che diceva Patrick. Bene, un'altra breve replica, poi daremo la parola a voi per delle domande. La nostra intenzione è di chiudere entro le 18. Prego, dottore. Amianto, complimenti a Patrick Fogli. Una cosa che oggi si sta cercando di rimettere in discussione a livello anche scientifico è una delle principali acquisizioni del pensiero ambientalista, che ha portato a ricadute importanti anche in normativa europea. Si chiama principio di prevenzione. Alla luce dei trattati di Lisbona e della sessione di Santa Maria della Feira, quando per la prima volta in ambiente europeo l'ambiente diventa pari grado dell'economia e pari sono i diritti e i doveri, emerse con forza il tema. Le politiche di sostenibilità fanno sì che laddove si possa prevedere che ambiente o salute vadano a rischio,
Siamo nel campo nel quale chi vuole produrre quella cosa deve dimostrare che è innocente. Non c'è la presunzione di innocenza se c'è tanto così di presunzione di colpevolezza. Io sono stato 8 anni membro del Comitato Scientifico dell'Agenzia Europea dell'Ambiente a Copenaghen e ne sono oggi membro onorario. Un contributo fondamentale che nell'anno 2000 uscì dall'Agenzia Europea si chiamava Late Lessons from Early Warnings, lezioni in ritardo da invece allarmi in anticipo. L'amianto è il caso fondamentale. Patrick, purtroppo tu sei stato ottimista sul piano dei numeri. L'amianto viene indicato come potenzialmente pericoloso da una ispettrice del servizio di medicina sociale di Sua Maestà, la Regina d'Inghilterra, nel 1898, in una fabbrica dell'Asbestos Company. L'amianto va fuori legge 100 anni dopo, i morti si contano a decine di milioni, i morti attesi sono 400.000 stanti i tempi di latenza del mesotelioma delle parti molli che genera. Un richiamo per tutti, straordinarie, lancinanti le pagine lette da Roberto, scritte da Patrick. Noi reggiani non dimentichiamoci che 3 o 4 anni fa a Castelnuovo Monti è morto un medico di 42 anni che aveva un unico difetto, era il figlio del custode reggiano della fibronit di Casale Monferrato e giocando da bambino nel cortile ha avuto un'esposizione più che professionale, è venuto, ne era consapevole, è venuto per vivere in montagna, respirare l'aria della nostra montagna, è morto che aveva 42 anni. Le navi, straordinario il racconto, presumo veramente straordinario il libro, cito un magistrato perché è stato grande, non a caso adesso l'ha mandato a Trieste, della pace di Potenza, che aveva scoperto che a Rotondella, dove c'è il deposito dei residui radioattivi solidi a bassa intensità, c'era un registro tenuto a matita che si poteva cancellare e aggiornare tutto all'Enea. La Somalia, Ilaria e Hrovatin hanno superato un cerchio non sapendolo. Il tema è che parlo in termini non condizionali, sono, come dire, abbastanza certo, l'ho detto in pubblico, non stato mai smentito. Sono andati oltre un cerchio del quale venimmo avvertiti con Enrico Fontana, con il gruppo dirigente di Lega Ambiente, da un generale dei Carabinieri, generale comandante dei NOE, in anni lontani, uomo di grandissima qualità, tema confermatoci anche dal colonnello Di Caprio, da Sergio, l'ultimo. La Somalia è un punto oltre il quale non ci vanno neanche loro. Per farla breve, è un territorio che consente, mantenendoci le guerre, i signori della guerra e così via, è lo sversa, il termine campano che odio, è la discarica non ufficiale dei peggiori rifiuti dell'Occidente. Analogamente il Mozambico lo è stato a lungo per la Russia. Questi sono due temi di una delicatezza infinita. Hai parlato dei servizi, lo ha detto anche Patrick, lo sappiamo tutti, ma diciamolo anche qui, c'è un tema sempre che balla di una certa fetta di massoneria tra Trapani e Trieste che ci deve fare riflettere, diciamo, per un'organizzazione che avrebbe come scopo quello della promozione di ideali illuministici. Sporcare la propria cuccia, un piccolo flash. I laghi Flegrei di Castel Volturno. È inimmaginabile. Io ho provato a chiedere a Maroni l'unica cosa possibile, cioè proprio la recinzione militare. Ma per dare l'idea che giustamente il Vescovo ha detto sono degli animali, delle bestie, la differenza di fondo tra la Sicilia e la Campania è che la Sicilia va alla tragedia, è un continente, ha modalità da multinazionale, è una cosa seria.
In Campania tutto va a finire spesso in farsa, tragica ma farsa. Ad ogni buon conto, i 12 laghetti Flegrei sono in condizioni di distorcere l'asse magnetico. Da satellite abbiamo verificato come sia stata modificata nel tempo la morfologia superficiale con gli affondamenti e fino a cambiare la superficie del lago. I casalesi ci hanno fatto sopra, Fenantrene, io sono un chimico laureato a Bologna al Chamican e c'è al Chamican in Aula Magna c'è omnia in mensura, et in numero et in pondere, bisogna guardare i numeri e le quantità e le misure. E mi sono laureato sul fenantrene, che è un cancerogeno spaventoso. Il fenantrene va trattato dalle parti per miliardo alle parti per milione, va trattato. Ci sono i grammi nei laghetti di Castel Volturno, ciò nonostante i casalesi ci hanno fatto i resort a scopo ricreativo e ci pescavano pure. Poi la cosa spaventosa è che qualcuno prendeva quell'acqua per irrigare. Questo per dare un'idea del spaventoso livello che si è raggiunto. L'omertà e le parole. Uno dei risultati è stato riprendere. Nel 2000 l'Agenzia Nazionale della Protezione dell'Ambiente, con Vanni Bulgarelli e con Giuseppe Onufrio, riuscimmo a far decollare un progetto CECRIF, la tracciabilità dei rifiuti. Registrammo un brevetto molto semplice, era come tra il POS e la smart card delle camere di commercio, della serie. Io ho un po' di rifiuti X, chiamo te, tu vieni, io passo la mia carta e dico quanti rifiuti di codice X, tu passi la tua, da dove si capisce che sei abilitato a portarli, mi dici dove vai, vai da lui che è lo smaltitore finale, track, il tutto va al Catasto Nazionale Rifiuti e riuscimmo a realizzare presso la sede dei NOE la sala emergenza H24 coordinata da Sergio Di Caprio oggi per avere un controllo in tempo reale sui flussi. Gioco da bambini, l'hanno applicato i francesi, la gendarmeria da noi niente. In Campania riusciamo faticosissimamente a recuperarlo e addirittura Berlusconi va ad Acerra, che nel frattempo ha chiuso, come avevamo detto, perché non poteva bruciare le ecoballe e si è fuso, è andato ad annunciare il SITRA, che è il sistema di tracciabilità dei rifiuti. È una cosa, grazie sempre, con parti significative e importanti, e certamente fedeli alla democrazia dei carabinieri, la prima volta che si è provato a mettere l'apparato sui camion dei rifiuti l'hanno martellato via. Fortunatamente adesso ne abbiamo messi due, uno che lo vedano e che lo martellino, ma ce n'è uno che non lo trovano neanche se viene giù Nostro Signore, e è stato creato il sistema che ha poi aperto a Sistri in qualche misura. Ci vuole una parte di hardware per reggere questo software e il sistema di controllo satellitare. Sono 1000 camion in Campania da monitorare il giro dei rifiuti. A un certo punto, un altro reggiano al quale dobbiamo rendere tutti onore, il generale Mario Morelli, che è di Ligonchio e che è il comandante del Comando Logistico Sud dell'Esercito, che ben al di là di Bertolaso è quello che ha retto la battuta dopo il generale Giannini e con Gianni De Gennaro, il generale Morelli è ancora giù adesso. C'è da mettere questo hardware che nel frattempo su finanziamenti europei era stato messo in un deposito giudiziario, era stato per metà distrutto, cannibalizzato in un deposito giudiziario a Napoli, si ricompone, fortunatamente la tecnologia evolve, mi chiedono giustamente due stanze per mettere hardware. L'assessorato all'ambiente a Napoli è di fronte al Molo Beverello in via De Gasperi, è un edificio ignobile, ma è lì da tanti anni. Riesco, con una battaglia complessa, perché i muri di gomma e le molte parole, a esigere due stanze. Non si fa tempo, era il luglio dell'anno scorso, perché il generale Morelli doveva farci il corso di formazione dei suoi per il sistema. Mettiamo giù le macchine lì, mentre mettono giù le macchine, il direttore del demanio regionale informa che non si può, perché il luogo è inagibile.
Il palazzo, dove da 30 anni ci stanno 600 persone, era diventato inagibile. Tanto per fare degli esempi di come si possa giocare sui temi della inagibilità. Da ultimo, le risorse. E chiudo su questo, ma va tenuto conto di questo, perché ha ragione Patrick, cioè bisogna cominciare a mettere giù dei nomi e dei cognomi, più che misteri, segreti, formalizzati. Allora, io senza volere... sono il testimone vivente, l'abbiamo messo su YouTube a tutela di me stesso, perché non bisogna mai tenere i segreti e bisogna socializzarli in fretta al fine di non rimetterci le penne. A me è capitato un certo giorno, andando in giro per le campagne, a cercare uno dei tanti spaventosi sprechi, la quantità di denaro che lo Stato ha buttato in quella regione per creare e reggere reti clientelari, quando non criminali, e sconvolgente. Andavo alla ricerca di 8 macchinari tedeschi, ognuno dei quali valeva 12 miliardi di vecchie lire, comprati e mai usati dal 2002. Qualcuno mi ha detto, ma forse nelle campagne di Parco Saurino, vado a Parco Saurino, riusciamo a entrare in un posto e mentre facciamo su una carraia un'inversione a U, vediamo gli oggetti pieni d'erba ma integri in mezzo alle carraie, mi cade l'occhio, c'è una discarica. Vado a vedere, nuova, perfetta regola d'arte, tentativamente tiene 600.000 tonnellate di rifiuti. È lì da 4-5 anni, ha una cassa da percolato da 900 metri cubi mai usata. Non c'era nessun motivo perché a Napoli un grammo di rifiuti si fermasse nelle strade, perché lì ci stava la produzione di tutta la Campania per 6 mesi. Allora, con il tuo collega Matteo Incerti, amico di Lisa Iotti, che è tua collega alla Sette, sono andato fuori su YouTube. Dopo 3 giorni a Castelvolturno hanno ucciso Michele Orsi. E di lì si scopre che purtroppo il Cardinal Sepe, che pure aveva appena presentato Non rubate la speranza ai giovani, i suoi nipoti li aveva tutti presso l'Orsi di turno, che è l'azienda specifica dei Camorri, dei Casalesi. Voglio dire, tutti teniamo famiglia. Il tema è... l'emergenza, quindi, per farla molto breve, ed è tutto evidente, non ci doveva essere, mai avrebbe dovuto esserci. A seguire un esempio di come sarebbe bene, prima che emergesse la cricca, una delle figure che poi è emerso come della cricca, essendo l'assistente legale, purtroppo avvocato dello Stato, dell'attuale ancora sottosegretario alla protezione civile, allora ricevo il prefetto di Caserta, commissario alla provincia, che è un signore che non è esattamente un ragazzino alle prime armi, è colui che gestì l'affare Cirillo, quindi mi sembra una persona, come dire, esperta, assieme ad un altro signore di grandissimo livello che ha fondato la DDA a Napoli, che come magistrato si chiama Di Persia. I due mi vengono a dire, qua non possiamo andare avanti così, perché nel Casertano c'è un consorzio unico rifiuti che ha 1200 addetti. Ne basterebbero 400. In tutta la Campania hanno cercato di mettere sull'emergenza rifiuti 24.000 LSU, facendo un lavoro di distruzione delle coscienze, degli schemi minimi, perché tu non, comunque sia, anche se porti a casa solo 800.000 euro, ora dirò cosa portano a casa in alcuni casi, però almeno un dito lo alzi. Il lavoro, il concetto del collegare alla prestazione di un'erogazione il ricevimento di qualunque tipo di emolumento, perché tutto questo mina poi, è la cosa più grave della campagna, il minare la dignità, lo scherma, lo scheletro morale a tutti i livelli, vengono allora questi 1200 da sempre, ma fino ad aprile di quest'anno, con la crisi generale e nonostante Tremonti, riceve un amministratore delegato unico, un amministratore unico, 38 anni, 2 richieste di custodia cautelare della DDA, ferma per motivi formali, riceve dallo Stato tutti i mesi, fino ad aprile, 6,5 milioni di euro, che sono pur sempre 13 miliardi di lire, per pagare lo stipendio a 1200 persone, delle quali, secondo la DDA,
e secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere, dove c'è un amico carissimo che è uno dei grandi magistrati dell'ambiente, si chiama Donato Ceglie, 800 su 1200 sono soldati del clan Belforte di Marcianise, uno di quelli di cui si parla poco, però pericoloso. Non hanno mai alzato neanche un dito e nella catena i capi intermedi della famiglia portano a casa 10.000 euro puliti al mese. Attraverso quale meccanismo? 10.000 puliti al mese. C'è un foglio presenze quotidiano dove io scrivo: oggi io ho lavorato 19 ore e ho fatto 980 chilometri. Amministratore unico 38enne, visto se firmi, e lo Stato ha dato 6,5 milioni di euro fino ad aprile su questa realtà, con un prefetto che ha gestito l'affare Cirillo sconvolto e di Persia che non rifiutava di prendere in mano la situazione perché doveva essere il presidente della nuova municipalizzata casertana. Un avvocato dello Stato, che è stato anche capo di gabinetto di un importante ministro in epoca non centrodestra, quando ho sollevato il problema davanti a tutti gli assessori, davanti a tutti i prefetti, dentro la sede dell'esercito a Palazzo Salerno, ma sai Walter, noi non siamo la polizia. Buon lavoro ragazzi. Grazie. Ora, se ci sono delle domande però da parte... Aspetti un attimo, non si sente sul video, le passo il microfono. No, ma sarò brevissimo. Dicevo che ieri su Repubblica è apparso un trafiletto che riprende un'intervista di Scajola al secolo XIX di sabato scorso, ieri l'altro, in cui afferma, ministro Scajola, che i soldi dati per la sua casa Colosseo sono frutto di riciclaggio. Poi ha smentito e il secolo XIX ha esibito la registrazione dell'intervista e ha confermato quello che ha detto Scajola. Cioè un ministro della Repubblica dice che i soldi dati per la casa, per la sua casa Colosseo, la famosa casa di cui lui non sapeva nulla, cioè i soldi dati da altri, sono frutto di riciclaggio. Qui si parlava di riciclaggio prima, non so se a qualcuno può interessare. L'ultima cosa, dottor Ricaso, volevo dire, noi siamo qui a Reggio, no? Sì. A Reggio ci sono 52 comuni, se non mi sbaglio, non vedo molti sindaci qua. Non voglio aggiungere nient'altro, non vedo molti sindaci, non vedo molti amministratori, evidentemente il problema non è così sentito, insomma, ecco. L'ultima cosa volevo dire è questa: prima si parlava di Pollica, si parlava di Angelo Vassallo e di altri. Ecco, io sono d'accordo che non ci devono essere eroi, tutto quello che volete voi, però io mi chiedo, non sarebbe il caso di fare qui a Reggio un gemellaggio con quel paese per... sotto la legge della famosa frase nord e sud uniti contro la camorra? Cioè, non credete che la cittadinanza di Reggio debba anche conoscere quell'esperienza, quel modo di amministrare quella terra che spesso ci viene vista come lontana, diciamo, dalla nostra vita quotidiana? Non c'è qualcuno qui che possa dire: gemelliamo il comune di Reggio con Pollica, perché noi siamo gemellati con Fort Worth e insegniamo loro a non applicare la pena di morte. Ma la pena di morte in Italia viene applicata, ma l'applica la camorra. Però questo è il piccolo problema. Grazie. Altre domande? Prego. Volevo chiedere a Manuela, giusto? Perché mi ha incuriosito sul discorso delle navi. Io mi ricordo bene quando l'anno scorso è uscito questo episodio, anche perché il pentito famoso che parlò delle navi è stato a Reggio Emilia per tantissimi anni, e se non sbaglio è stato arrestato qua. E quindi la cosa mi aveva colpito veramente tanto. Fra l'altro abitava a Scandiano, che è il paese dove abito io, e quindi diciamo che mi ha toccato molto, perché uno ha sempre l'idea che non riguardi sé. E c'è una cosa che è sempre rimasta così insoluto, comunque, che io non ho capito. Sui giornali si diceva che Fonti avesse dato esattamente il luogo, avesse detto: quella nave si trova a quella latitudine e longitudine. Adesso io non conosco le misure per il mare, diciamo.
Poi si va e si trova una nave. Ora, supponiamo anche che effettivamente alla fine questa nave risulti essere tutt'altro. Io mi chiedo come faccia una persona a dire un luogo a caso del mare, che mi sembra piuttosto grande, e effettivamente avere la fortuna, diciamo così, che sotto ci sia davvero una nave, e poi poter dimostrare che no, si è sbagliato, è stato un caso, una fortuna incredibile. A me questa è una domanda che, insomma, rimane. Ci sono altre domande? No, allora, Manuela. Sì. Allora, Francesco Fonti è pentito per quanto riguarda il traffico di stupefacenti. Lui appunto ha vissuto a lungo tempo qui in Emilia Romagna e sotto la copertura di venditore di mobili gestiva un corposo traffico di droga. Inizia a un certo punto a collaborare con i magistrati. E effettivamente le sue dichiarazioni sui traffici di droga consentono alla magistratura di arrivare a grosse condanne. Durante però questa sua collaborazione, che era appunto negli anni 90 e primi 2000, non parla mai di traffici di rifiuti. Improvvisamente, a partire dal 2005, inizia a parlare di rifiuti, scrive un memoriale che spedisce alla Direzione Nazionale Antimafia e racconta in dettaglio, noi lo riportiamo per intero, non solo di traffici appunto di rifiuti, racconta veramente di tutto, parla anche insomma di personaggi dello Stato, di politici di allora, di quei tempi, immischiati in tutta una serie di traffici strani. In realtà queste sue dichiarazioni non vengono mai riscontrate, non ultima questa relativa alla presunta nave Kunski. Alcuni magistrati ipotizzano che lui sia stato in qualche modo imbeccato, anche perché aveva trascorso un periodo di in carcere con un'altra persona che invece di traffici di rifiuti ne sapeva tanto, che era un certo Guido Carelli, non sto qui insomma a descrivere il personaggio, comunque una persona che conosceva, a contatto pare con il Partito Socialista, insomma che conosceva di traffici anche verso la Somalia, verso il deserto del Sahara e così via dicendo. Quindi si pensa che lui abbia appreso un po' di storie da questo Carelli e le abbia poi riportate, messe insomma per iscritto, riportate ai magistrati. Perché? Questa sicuramente è una domanda che rimane senza soluzione, nel senso che possiamo ipotizzare che Fonti è malato da parecchio tempo, è malato di tumore, non aveva più il programma di protezione perché una volta terminata la sua collaborazione per quanto riguardava appunto i traffici di stupefacenti, ovviamente il pentito poi esce dal programma di protezione, aveva forse bisogno di denaro, si ipotizza che potesse essere questa la motivazione. Quanto ad aver trovato effettivamente la nave lì dove lui diceva, più o meno insomma in quell'area, sicuramente questo lascia dei dubbi per quanto riguarda la ricerca di queste altre, cioè di altre navi. Lui addirittura ha fatto sbancare un'intera collina in Basilicata perché diceva che c'erano appunto dei rifiuti, che lui racconta di aver partecipato lui all'affondamento anche delle navi, all'interramento di questi rifiuti, in realtà non è stato mai trovato niente. Noi infatti comunque lo definiamo un patacaro in questo, almeno da questo punto di vista, no, del traffico di rifiuti. C'era un'indagine anche la magistratura, infatti c'erano comunque delle indagini in corso, effettivamente quella della procura di Paola che poi arriva a scoprire il relitto di Cetraro parte proprio dopo il suo memoriale, parte dopo un articolo sull'Espresso che riporta il memoriale, quindi la procura apre questo fascicolo. Ci sono anche le dichiarazioni dei pescatori che dicono da tempo insomma che le loro reti si incagliavano in quel preciso punto, quindi c'erano degli altri, ovviamente anche altre fonti, anche altre informazioni, non soltanto quella di Fonti. Viene poi trovato questo relitto, si vede che in realtà non è una nave dei veleni, questo non però comporta che non si debba continuare la ricerca. Ci sono altri dati che indicano assolutamente, dicevo prima, la verosimiglianza di tante cose, tra cui questa dell'esistenza di navi dei veleni, di navi a perdere nelle acque. Possono essere degli elementi inquinanti, come dei fusti che a volte si spiaggiano, come è successo anche in passato. Quindi da dove arrivano? Probabilmente, insomma, sicuramente una ricerca andrebbe fatta. Perché non viene fatta? Io penso perché ovviamente trovare una nave comporterebbe molti più problemi che non trovarla, perché lo Stato finalmente si troverebbe di fronte a una realtà, perché fino ad ora lo si dice ma
lo si dice ma non è vero, può non essere vero. Nel momento in cui la si viene a trovare ci sono proprio dei problemi anche logistici e di costi enormi di andare a recuperare una nave, immaginiamo, con dei fusti magari in fondo al mare chissà da quanto tempo aperti, cioè dei problemi anche di sicurezza, e poi prendiamo i fusti e dove li portiamo? Quindi diciamo, ecco la prima domanda di Antonio: perché non si viene a sapere niente di queste storie? Perché alla fine non conviene a nessuno, quindi forse è meglio lasciarli in fondo al mare che non portarli poi a galla. Bene, lei merita una risposta. Sì, è vero che ci sono 52 sindaci, ma nell'Emilia Romagna ci sono anche 63 famiglie tra cosche e clan, 37 dell'Andrangheta, 12 della Camorra, 12 della Mafia ed una della Sacra Corona Unita. Purtroppo questi argomenti forse non interessano a certi politici e noi andiamo avanti per la nostra strada, perché ci sono tanti giovani e ci sono tante altre iniziative che tendono a coinvolgere i giovani. Patrick, e poi diamo la parola per un saluto all'assessore. Prego. Io volevo dire una cosa sola. L'assessore prima ha detto una cosa importantissima. Ha detto: siamo arrivati al punto in cui la criminalità organizzata è talmente tanto radicata qua che curare la malattia rischia di ammazzare il paziente, che è una cosa molto importante. Quando arriviamo a questo punto non abbiamo più bisogno di gesti simbolici, non abbiamo più bisogno di un gemellaggio, abbiamo bisogno di qualcosa di reale, di concreto qua tutti i giorni, perché altrimenti un paese vale l'altro. Perché questa volta è toccato a Vassallo, purtroppo in passato è toccato a tanta altra gente e ho il sospetto che domani toccherà a tanta altra gente ancora. Rispetto a Scoiola dico una cosa sola, perché è un argomento che mi fa un po' di gastrite. Claudio Scaiola è stato nel precedente gabinetto Berlusconi ministro dell'interno. Il SISDE dipende dal ministero dell'interno. Se Claudio Scaiola sa qualcosa rispetto a infiltrazioni dei servizi segreti, parli, altrimenti sono solo chiacchiere e non ne abbiamo più voglia. Bene. Ha parlato di servizi segreti e di riciclaggio, Scaiola, ho letto anch'io il pezzo. Riciclaggio. Assessore. Ma se si arriva, arriva. Sì, eccoci. Ma poche cose, mi pare. Questo convegno è stato, come al solito, molto utile, perché ha permesso anche di approfondire le cose che ha detto Patrick, Emanuela, Ganapini, anche questo secondo giro di intervento molto molto interessante. Noi abbiamo un problema ora, lei diceva dei 52 amministratori di questi comuni, ma più in generale noi abbiamo avuto un problema quando Bidognetti ricostruisce, quando a metà degli anni 90 con Sandokan, su cugino Bidognetti, il cugino di Bidognetti è Sandokan, Francesco Schiavone, hanno deciso la divisione del territorio sul lungo la via Emilia, a Parma i Casalesi, a Reggio i Cutresi, l'Andrangheta, a Modena di nuovo i Casalesi, e così le zone varie nella mappatura dell'Emilia Romagna. Stiamo già a metà degli anni 90. Quando a metà degli anni 90 qualcuno fra noi, poche mosche bianche, cominciò a denunciare, a sollevare l'allarme sul pericolo dell'infiltrazione della Camorra come dell'Andrangheta nei nostri territori, derivante anche dal soggiorno obbligato che negli anni 80 c'era stato qui di diversi boi, quella sciagurata idea di portare nei territori col soggiorno obbligato i boss della mafia, dell'Andrangheta e della Camorra, la reazione già allora non solo della politica ma anche un po' dell'opinione pubblica, anche della stampa, fu di diffidenza, quando non addirittura di irrisione da parte della politica. C'era allora e continua a esserci ancora oggi in alcune aree della politica, a prescindere dai colori politici, la resistenza a non vedere la propria vetrina pulita, infranta. Siamo un'isola felice, insomma, sì, qualche problema c'è, ma perché infrangere la vetrina pulita e linda? Poi bene o male riusciremo a risolvere il problema. Ci sono amministratori che si stanno cominciando a rendere conto che non è più così, che non è con questo atteggiamento che noi riusciamo a sconfiggere la penetrazione nei nostri territori,
Però badate, è un problema della politica, perché la politica per prima che non solleva l'allarme e non crea consapevolezza nell'opinione pubblica, ma è un problema più generale dell'opinione pubblica. Io con grande sconcerto ho scoperto, proprio quando una settimana fa abbiamo fatto, vi dicevo, questa riunione summit fra diversi assessorati e avviso pubblico, libera informazione e libera, ho scoperto che nell'ultima indagine il grado di percezione della penetrazione del fenomeno delle mafie, della criminalità organizzata nel nostro territorio, in questi ultimi anni è calato invece di crescere. Sono rimasto un po' sconcertato perché comunque devo dire che negli ultimi anni, a differenza del passato, se ne è cominciato a parlare un po' di più. Non fosse altro che le notizie di cronaca nera periodicamente gettano fuori notizie di boss arrestati, di più o minor livello, di imprese bruciate, andate a fuoco, di negozi in cui è stato appiccato il fuoco. E comunque, diciamo così, in alcune Reggio, Modena, se ne è cominciato a parlare di più degli anni scorsi. È cresciuto. Il procuratore capo della Repubblica di Modena dice che il primo problema che abbiamo di fronte a noi è la penetrazione mafiosa, D'Alfonso a Bologna dice se. Nonostante questo, il grado di percezione del pericolo nell'opinione pubblica negli ultimi due anni è calato del 2-3%. A me questa cosa, io infatti ho tentato di contestare, il nostro amico Enzo Ciconti mi ha detto no, guarda che è proprio così, io ero esterrefatto, basito di fronte a una cosa del genere. E allora, quando prima dicevo, Garapini diceva una cosa prima che condivido pienamente, pensare di sconfiggere le mafie solo sul piano militare è un'utopia, è un errore. Intanto perché se l'azione si limita all'azione militare, il rischio può essere anche, lo dico paradossalmente, quello di, anche se indirettamente, surrettiziamente, entrare all'interno della guerra fra le bande e involontariamente stare da una prendere parte da una parte o dall'altra, se ci si limita all'intervento militare. Sappiamo benissimo che la cosa che più colpisce le mafie al cuore è l'intervento sul loro potere economico, la confisca dei beni. A proposito, l'idea del progetto di legge di cui parlavo prima interviene proprio anche sul recupero e riutilizzo dei beni confiscati, anche se questi nella nostra regione non sono in numero particolarmente significativo, ma comunque sia importante anche in questa direzione. Intervenire su quello e intervenire sul cuore e nel cuore che è l'economia, e richiede un enorme lavoro sull'opinione pubblica, sulle istituzioni, sulle categorie economiche, sulle forze sindacali, che viene, diciamo, non dico prima, ma almeno a fianco dell'azione militare. Senza di tutto questo non c'è. È naturale che quindi, da questo punto di vista, i 52 amministratori che non sono qui, ma potrei citare tanti altri episodi nel giro, sono un terreno di battaglia anche delle idee. Noi battaglia delle idee, dobbiamo far crescere questa consapevolezza, dobbiamo agire a tutti i livelli, dobbiamo darci una mano da questo punto di vista, chi è più sensibile da una parte e dall'altra nell'opinione pubblica. Iniziative come questo io credo che noi dobbiamo moltiplicarle sempre di più, e avere non appunto il coraggio, perché nessuno deve essere eroe, avere la normalità di parlare di tutto ciò, sapendo che io ne sono convinto, altrimenti noi, Berlusconi l'ha detto, qualcun altro lo pensa. Qualcuno, Berlusconi, ha detto che parlare e scrivere di camorra e di mafia si infrange l'immagine dell'Italia. Qualcun altro, senza dirlo, pensa che si possa infrangere l'immagine del suo comune, del suo territorio. Io credo che il modo migliore, invece, proprio perché tutti noi lo crediamo, siamo estremamente convinti di questi, il modo migliore invece per sconfiggere, per tenere pulita la propria casa e la propria vetrina, è proprio il fatto di parlare, denunciare e mettere al centro di queste questioni dell'opinione pubblica e far sì che tutti si mobilitano e far sentire intorno ai mafiosi, come ai complici, ai corrotti, un cordone sanitario intorno che li renda sempre più isolati e li spinga sempre di più, diciamo, fuori dall'ambito d'azione del nostro territorio. Grazie. Diamo spazio per le conclusioni alla dottoressa Frammartino. Grazie.
Grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie di essere venuti, il tempo era brutto, però non siamo in tanti, ma quelli che ci siamo, siamo interessati a questi temi. E, due parole, volevo integrare un elemento, Roberta Bedogni è la nostra amica che ci ha dato questa opportunità di ascoltare e di emozionarci per alcuni brani. Avvelenati, il primo contributo di lettura è stato dal libro di Manuela Iati e Giuseppe Baldessarro, abbiamo già capito di cosa si tratta, poi c'è stato il libro Vite spericolate di Patrick Fogli e di Antonio Nicasso, non abbiamo fatto letture, ma volevo dirvi che queste opere, Ndrangheta e le radici dell'odio, edito, riedito di recente da Liberti, editore di Reggio Emilia, e La mala pianta e Fratelli di sangue sono in vendita alla libreria Mag 6 qui all'entrata. Ovviamente non gliel'ho chiesto, ma gli autori sono eventualmente disponibili per la firma delle copie. Grazie. E un'altra cosa volevo dire, questo primo convegno è il primo appuntamento per l'anno scolastico 2010-2011, tragicamente d'attualità con la morte di Vassallo, ma non solo, quello è il fatto eclatante. Gli interventi che abbiamo ascoltato danno l'idea della complessità e della difficoltà del terreno che andremo ad attraversare in questo anno scolastico. Il progetto è sempre percorsi di cittadinanza e legalità e il progetto ha un nome quest'anno, quello didattico, che proprio più semplice di così non saprei che dire. A come ambiente, M come mafia. Non è scritto per semplicità, no, questo era il convegno, Erminia, sto parlando del progetto didattico che ovviamente non era il focus della conversazione e della presentazione di oggi, ma la cosa che dispiace, ma devo aggiungere, che oltre che M come mafia c'è anche M come malaffare, ecco, quindi in generale, cioè non legato ad oggi. Tutti questi aspetti verranno analizzati nei prossimi incontri. Io sono, Rosa Frammartino mi ha presentato, la responsabile scientifica del percorso educativo e stiamo costruendo, il motore di questa cosa è sempre il Consorzio Romero e io sono la consulente di questo percorso, ma questo era l'incontro d'apertura. Nei prossimi giorni incominceremo a promuovere, a stimolare, a chiedere la cortesia di incontri con tutte le articolazioni della società civile, a partire dalle istituzioni e da associazioni come Libera, che già ringrazio oggi perché ci hanno dato la possibilità di ricordare insieme Angelo Vassallo. Grazie di essere venuti e alle prossime volte. Grazie alla dottoressa Frammartino, grazie al dottor Maurizio Gozzi, consigliere del Consorzio Cooperativo Sociale Oscar Romero, grazie a Massimo Mezzetti, Walter Ganapini, Manuela Iati e Patrick Fogli, sono boccate d'aria fresca per restare in tema ambientale. Il silenzio rafforza i prepotenti e quindi bisogna trovare il coraggio di reagire anche quando i fatti non ci riguardano direttamente. Non si tratta solo di altruismo, ma di comportamenti consapevoli che procurano benefici a noi stessi e fanno crescere il senso della comunità con leggi e regole valide per tutti. L'indifferenza è il terreno più fertile in cui la cultura della prevaricazione prospera e si rigenera. La mafia è un fenomeno criminale, sociale, economico, ma anche culturale, e la cultura della mafia è diseducativa. E grazie a voi per averci ascoltato.